Notting Hill lo facemmo in una sala a Via Margutta, la stessa in cui doppiava i suoi film Fellini. Fu un'esperienza meravigliosa. I copioni di Vairano sono un'autentica delizia. Spartiti musicali perfetti. La vocale sta sulla vocale, il fiato sta sul fiato. L'attore non fa alcuna fatica. Deve solo seguire ciò che accade sullo schermo, affidarsi alla propria capacità d'ascolto e alla meraviglia delle scelte linguistiche di Francesco. Anche nelle sfumature lessicali, infatti, Vairano parla l'inglese meglio dell'italiano, ogni singolo vocabolo è su misura, senza sbavature, né di suono né di senso. Si traduceva tutto da solo, Francesco. E lo fa ancora. Quando nei titoli si legge «Direzione di Francesco Vairano», io mi sciolgo in un brodo di giuggiole, perché si può essere certi del fatto che l'adattamento non avrà tradito nessun aspetto della versione originale. Quelle di Francesco sono traslazioni fatte con rispetto e umiltà, e insieme con un talento evidente e spaventoso. Sono innumerevoli le scene epiche di Notting Hill, ma una in particolare fu straordinaria in fase di doppiaggio. È il momento in cui Hugh Grant si imbuca alla presentazione stampa del film di Julia Roberts. Gli viene piazzata tra le dita la cartellina con il materiale e lui si finge l'inviato della nota rivista Cavalli e Segugi. Non sa nulla della pellicola, nulla della trama, nulla dell'ambientazione né del personaggio interpretato dalla protagonista. L'imbarazzo è totale, i dialoghi surreali e fulminanti. Alla presenza dell'addetto stampa, che lo osserva con evidente perplessità, lui chiede se nel film saranno presenti cavalli. O segugi. Peccato che tutto si svolga nello spazio. Difficile prevedere inseguimenti o scene di caccia. Gli attori sullo schermo sono strepitosi. I 5 minuti dell'incontro sono resi da Vairano in maniera altrettanto esemplare. Julia Roberts è doppiata da una bravissima Laura Boccanera. La scena dura appunto 5 minuti e sono 5 anelli che lavoriamo uno alla volta. Francesco ci fa vedere la sequenza, quindi esce dalla sala di regia e ci dice solo «Mosso bip vostri», ridendo soddisfatto. I dialoghi in italiano sono sbalorditivi, perfetti. Di fatto quasi non chiedono alcuna interpretazione. Sono pronti. Ciò che dobbiamo fare è affidarci. Vairano ci osserva e si diverte come un pazzo. Noi idem. Chiudiamo il film in 2 settimane. Oggi un film importante si fa anche in 1 settimana, 10 giorni. I tempi sono stretti, i costi alti, ma con Francesco la qualità assoluta è la prima cosa. Sul momento non si allarga in complimenti, ma dopo, nelle interviste e nella promozione del film, riconosce il lavoro degli attori che ha scelto e ci tributa grandi apprezzamenti. Da lui ho imparato molto. Mi ha insegnato ad essere come un musicista che interpreta uno spartito in un'orchestra che suona una melodia, a diventare io stesso uno strumento. La sua melodia era perfetta e lui, come direttore, accordava ognuno di noi con ironia e spirito di squadra. Io, al di là di ciò che si aspettava la produzione, sentivo di essere finalmente arrivato alla prova con un film importante. E, di fatto, poi, negli anni, è diventato un vero e proprio cult. Ciò che non potevo immaginare è che addirittura, qualche tempo dopo, mi venissero a cercare per replicare quel personaggio in uno spot pubblicitario. La Perugina, infatti, volle utilizzare la voce di quel Hugh Grant, quello di Notting Hill, per promuovere i leggendari baci in occasione di San Valentino. La frase era semplice ma d'effetto. «Quando arriva un bacio, lo senti». Detto da Hugh Grant, in effetti, fa la sua figura.